Eccoci qua, siamo sempre a Ozzano dell'Emilia, è una serata splendida che naturalmente abbiamo avuto tanti ospiti, ma abbiamo concluso con Mirko Casadei. Allora Mirko, che cos'è per te questa serata di beneficenza l'Istituto Ramazzini? Beh, intanto devo ringraziare te Umberta, perché sei una grande amica, mi chiami sempre, io sono felice di venire, anche perché si viene qua a cantare, è sempre bello incontrare la gente, ma si viene qua per uno scopo importante, questo Istituto Ramazzini che è così avanti, sempre alla ricerca e con delle strutture meravigliose, e quindi anzi presto vorrò venire a visitarlo, perché certo, mi farà piacere, certo. E è molto bello vedere che la gente partecipa, la tua direzione artistica è sempre meravigliosa e tutti gli artisti vengono qua per tutti questi motivi, perché ci sei tu, perché lo scopo è benefico e si fanno delle cose belle. Io sono sempre in mezzo alla gente e parlo con la gente, conosco i problemi della gente, quindi avere anche un istituto che è così vicino alla gente e fa anche tante cose gratuite per le persone è una cosa meravigliosa, e quindi è bello che tutti contribuiscano, anche sia gli artisti, tu col tuo lavoro, ma anche tutta la gente che viene a mangiare negli stand e che porta la propria energia in questa bella festa. Abbiamo quasi 200 volontari nella cucina, poi noi abbiamo costruito una clinica che la stiamo terminando qui a Ozzano, ma grazie a voi, perché con la vostra presenza, il vostro contributo, siamo riusciti a creare la clinica e anche per la ricerca, che al Castello dei Bentivoglio abbiamo il castello, a Bologna abbiamo un po' l'ambulatorio, quindi se tu vuoi venire a fare un controllo te lo facciamo volentieri, me lo dici quando, che io mi metto in contatto con i medici. Quindi Mirko, io cosa dire, io spero di riaverti ancora, perché la vostra presenza fa molto, dobbiamo aiutare persone malate, Mirko, una volta l'anno si può anche fare, non sempre, ecco, è vero? Assolutamente, si può fare, si fa veramente con il cuore, con tanto piacere. Prima hai nominato tutti i volontari che lavorano in questa festa, sono persone meravigliose, prima sono stati in cucina dalle cuoche, dai cuochi, da tutti quelli che lavorano, i camerieri, è proprio un ambiente familiare, bellissimo, c'è una grande energia positiva, e poi appunto lo scopo è talmente importante, talmente bello, poi quando ognuno di noi nella vita purtroppo avrà, e perché la vita è fatta così, qualche problemino, sapere che ci sono questi istituti così importanti, così avanti, così vicini alla gente. Sappiamo che la sanità in Italia, con tutti i problemi che abbiamo, è forse la cosa che funziona di più, e in questo caso con Ramazzini è proprio un esempio mondiale, quindi siamo felici di esserci, di partecipare, e torneremo sicuramente, quando tu mi chiami io vengo sempre. Io ti ringrazio di cuore, noi abbiamo girato un film, La storia del Ramazzini, con il professor Cesare Maltoni, un gran oncologo veramente a livello mondiale, e ora stanno girando nelle sale cinematografiche appunto questo film dell'istituto, che andremo anche a Berlino adesso, quindi siamo proprio a livello mondiale come ricercatori. Io Mirko ti auguro veramente un futuro brillante, perché tu sei buono, meraviglioso e dolce, e sei una persona splendida, e ti auguro tanta fortuna e spero che tu tornerai l'anno prossimo. Grazie Umberta, e poi io ricambio, adesso non vogliamo fare sviolinate, ma tu lo sai, tu sei una persona meravigliosa, perché tutto questa baracca, come si dice in Romagna, non è facile da tenere in piedi, sì. Convincere tutti, mettere insieme le persone, poi molti si stancano nel tempo, invece tu prosegui sempre con grande caparbietà e con grande insisti, e questa è una cosa meravigliosa che ti fa veramente tanto onore. Io ti dico, quando tu mi chiami io sarò sempre pronto per venire ad aiutarti, ma ad aiutare soprattutto l'Istituto Ramazzini e tutte le persone che lavorano a questo progetto. Ascoltare la tua musica, sono 33 anni Mirko che noi facciamo questa cosa. Lo so, grande grande onore, ho visto che tanta gente che è venuta a vedere, c'era un pubblico meraviglioso, hanno cantato anche tutte le nostre canzoni, la musica popolare, i valori che noi abbiamo sempre cantato anche nelle nostre canzoni, e come si dice, riemergono, riaffiorano in queste serate così belle, così positive. Ieri sera c'è stato Marco Ferradini, che adesso ha ringraziato tutto il pubblico, perché non ha mai visto un pubblico così, davvero. Ah, un pubblico bello. Mirko, io ti abbraccio, ti saluto e buona fortuna. Grazie anche a te, e salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando, e fate sempre qualcosa di buono, che poi alla fine ci torna indietro, è vero? Ciao. Ciao.